Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostenitore è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori. Quest'oggi mi vedete completamente au naturel ragazzi, perché sono in preda a un raffreddore che meglio lasciar perdere, quindi veramente non avevo sbatti di mettermi insomma lì con le cose, vabbè poco importa. Quindi ragazzi eccoci qua di ritorno dopo che purtroppo la volta scorsa abbiamo vissuto un episodio alquanto pesantuccio, oserei dire, perché è successo veramente un po' di tutto. Alla fine ragazzi Jin ha deciso comunque di seguire la via dello spettro ignorando completamente i richiami di suo zio, quindi ha deciso di avvelenare le truppe mongole che appunto occupavano il castello Shimura. Dopo aver avvelenato quindi i mongoli ragazzi, averli fatti fuori tutti letteralmente, abbiamo incontrato per l'ultima volta Ryuzo, che alla fine ovviamente ragazzi è morto per mano di Jin, che ha cercato fino all'ultimo comunque la sua vendetta. Fatto sta che alla fine c'è stata una discussione, anche se non effettivamente molto accesa, ma c'è stato comunque una divergenza di intenzioni ragazzi fra lo zio, quindi Lord Shimura, e lo stesso Jin, il quale gli ha praticamente negato di voler essere suo figlio, di voler continuare a seguire comunque la strada dello spettro. Quindi alla fine Lord Shimura, anche se a malincuore, ha deciso di farlo rinchiudere per far sì che poi venisse processato successivamente. Però con l'aiuto di Yuna, che ha mandato Kenji ragazzi per aiutarci a scappare, alla fine siamo riusciti a fuggire, ma purtroppo nella fuga il nostro cavallo ragazzi Sora è stato colpito a morte da diverse frecce ed è stato un momento davvero straziante ragazzi, io perlomeno l'ho vissuto così. È stata una cosa molto dura da vedere, da mandare giù, perché alla fine questa guerra ci ha portato letteralmente via tutto ragazzi, la nostra famiglia, il nostro cavallo, abbiamo perso praticamente ogni cosa. E quindi proprio qui che è incominciato l'atto 3, il cui obiettivo principale è quello di uccidere il Khan. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Dobbiamo raggiungere Yuna che ci sta aspettando. Qui è il luogo dove abbiamo sepolto il nostro cavallo Sora. E poi ragazzi mi è venuto in mente il fatto che noi abbiamo 3 punti tecnica da utilizzare e direi quindi di vedere se possiamo comprare qualcosa di utile. Allora questo ragazzi sicuramente rientra nel mio interesse perché migliora ulteriormente la serie di confronti, quindi invece di attirare un nemico, un confronto vittorioso attirerà ben 2 nemici che quindi saranno esposti ad un attacco letale. Assolutamente importante ragazzi, costa 2 punti tecnica, ma direi che è il caso di comprarlo. Perfetto, direi che possiamo prendere anche questa cosa qui ragazzi. Atterraggio sicuro, rotolando poco prima di atterrare eviterai i danni che subiresti da quasi tutte le altezze, quindi basta premere cerchio poco prima di atterrare per evitare di avere dei danni. Yuna cade sempre in piedi, che è utile, tipico dei ladri. Come i gatti, effettivamente. Quindi, bando alle ciance ragazzi, avviamoci. Yuna è a 200 metri da qui. Yuna. Bisogna sperare a questo punto allora che sia riuscita a sopravvivere, ma... Ho bruciato tutto. Io confido in lei. Forse Yuna è ancora viva. Perfetto ragazzi. Ho detto che Yuna è all'albero sacro. Quello è l'albero sacro? Niente armi. Devo restare nell'ombra. Mamma mia ragazzi, c'è una roba allucinante, hanno veramente bruciato qualsiasi cosa. Raggiungi l'albero sacro senza farti vedere e qui incominciano nuovamente i miei problemi ragazzi, perché lo stealth deve farla da padrone. Io spero di essere all'altezza ovviamente di tale compito. Non abbiamo armi quindi non avremo comunque modo di trovare Yuna.
modo di difenderci, ragazzi. Quindi tempesta in arrivo è una cosa positiva o negativa per noi? Perché, cioè, potrebbe significare di tutto. Allora, proviamo a fare un giro un pochettino più lungo, anche se, oddio, i nemici sono veramente, oddio, dappertutto, ragazzi. Allora, proviamo a rientrare qui, vediamo se riesco a scamparla in qualche modo. L'albero sacro è di qua? Sì, è lì l'albero sacro, ragazzi. Non so se riuscirò a passare senza farmi vedere, in effetti. Raccogliamo questo cuoio. Di qua dovrei riuscire a raggiungere l'erba alta senza che nessuno mi veda. Quindi incrociamo le dita, ragazzi. Restiamo nascosti. L'albero sacro è quello, quindi dovrei riuscire a fare il giro da qui, ragazzi. Sperando... Oddio. Meglio far caso a dove sono i nemici, perché essere visti è questione veramente di secondi. Quindi aspetterò che quel tizio si muova di nuovo, sperando che si muova. Ovviamente sì, approfittiamo, ragazzi, avanziamo e nascondiamoci nell'erba alta. Perfetto, quindi fino a qui ci siamo, fino a qui tutto bene, ragazzi. Restiamo nascosti e l'albero è giusto qua dietro. Ho fatto abbastanza strada. Penso che passerò qua in mezzo fra un attimo, quando questo tizio si muoverà di nuovo. Restiamo immobili. Una volta passato, ragazzi, direi che mi muoverò cautamente, ma mi muoverò. Passerò da qui, sperando non ci sia nessuno, oddio, ad attendermi qua dietro, anche se vedo nemici davvero dovunque. Quindi l'albero sacro è qui, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta? Sembra di sì. Incrociamo le dita. Non voglio esultare fino al momento in cui arriverò qua. Perfetto, ragazzi. Allora, ci sono fiamme ovunque. No. No, ma povera gente, dai. Yuna non c'è. Ma questa gente sarà stata radunata dai mongoli. Poveri innocenti, ragazzi. Ispeziona la zona più a fondo. Bene, vediamo se Yuna ha lasciato qualche traccia, ragazzi, perlomeno. Magari ci ha lasciato qualche indizio. Sangue, ma nessuna ferita. Sangue, ma nessuna ferita. Non è che li hanno avvelenati, no? Che sarebbe tipo occhio per occhio, dente per dente. E dice che c'è sangue da qualche parte, sto sangue sarà uscito. L'unica cosa che mi viene in mente è dalla bocca col veleno. Qua c'è altro sangue. Minchia, quanta gente che hanno... No, dai. Ma poverini. Altri paesani. Cosa li ha uccisi? C'è sangue sulla bocca, ragazzi, vedete? E sangue uscito dalla bocca, quindi probabilmente hanno usato lo stesso metodo. Che maledetti. È uscito sangue dalla bocca. Ah. Odora di strozzalupo. Ecco qua. I mongoli sono riusciti a preparare il mio veleno e lo usano contro di noi. Mufos, per tornì! No, mi hanno avvelenato! No! Mi hanno avvelenato! Posso seminarli nella tempesta? Sei pazzo, Jin? Niente, raga, lo stiamo guidando, stiamo controllando noi, ma è follia! Morirà, morirà! No! No, non può essere, no! No, no, non può essere! Ma Yuna dove cavolo si è ficcata? No. Forza, stupido cavallo. Yuna, sei tu? Ma esisterà un antidoto a sto veleno? Ma a parte che agisce talmente rapidamente che non so manco se servirebbe. Non ero sicura ti svegliassi. Nemmeno io. I mongoli mi hanno somministrato il mio veleno. Come l'hanno avuto? Non lo so, ma hanno imparato a farlo da soli. L'avranno testato sulla gente di Qin. Prima che bruciassero la città,
Ho visto famiglie riverse in pozze di sangue. Poniamo fine a tutto questo. Uccidiamo il Khotun Khan. Ha portato il suo esercito in una fortezza sulla costa, al porto di Izumi. Dovremmo accamparci lì vicino. Cerco il necessario. Le tue cose sono in quella cassa. Quando sei pronto, vieni alla torre di guardia. Ok. Ci ha salvato di nuovo la vita, ragazzi. Cioè, a sta donna dobbiamo veramente tutto. Quindi, intanto raccogliamo questo lino, queste provvistine. Qui sembra non esserci altro, anzi, altro lino. E kunai, provvistine e frecce pieno. Perfetto. Raccogliamo la nostra attrezzatura, ragazzi. Finalmente la nostra roba. Cerchiamo Yuna. Quindi il Khotun Khan ha portato un esercito al porto. Perché al porto? Pensano di andarsene? O forse aspettano rinforzi al porto? Tutto potrebbe essere, ragazzi. Quindi raggiungiamo Yuna alla torre di guardia, che è di qua. E i mongoli, ragazzi, non è che si fanno tanti scrupoli, nel senso hanno detto: ah, com'è, così? Hai ucciso i miei in questo modo atroce? Bene, sperimenterò la stessa cosa sulla povera gente. Forse c'è un nascondiglio migliore. Ok, allora saliamo. Arrampicati e guarda la montagna. E vediamo un pochettino in che modo sfruttare la zona, allora. Un nascondiglio sulle montagne. La pagoda di Jogaku, riparata, difendibile e ben distante dalla fortezza del Khan. C'è solo un problema. È in mano ai mongoli. È risolvibile. Prendiamo i cavalli. Che pareva. I cavalli. Non sarà più la stessa cosa. Mi hanno portato via il mio in una maniera atroce. Non sarà più lo stesso, ragazzi. Sarà che io sono troppo sentimentale riguardo certe cose, ma poi cioè, fa male, ragazzi. Che ve lo dico a fa. Dai, scendiamo di qua. Le guardie ci hanno bersagliato nella fuga, uccidendo Sora. Mi dispiace. Ora dobbiamo accontentarci. Sapessi a me, cara, quanto mi dispiace. Prenderò questo cavallo e andiamo allora. Minchia, quanto è malmesso sto cavallo però, poverino. Allontanati insieme a Yuna. Quindi ci dirigeremo verso questa pagoda, immagino. È gente di Qin? Non saprei, i mongoli hanno bruciato molte città. Se solo avessimo combattuto il loro esercito e non tra di noi. Perché ti sei arreso a tuo zio? Per fermare una guerra civile. Se non l'avessi fatto, tutti i miei alleati avrebbero attaccato i samurai e il Lord Shimura. Sarebbe stato un massacro, proprio ciò che voleva il Khan. Tuo zio ha fatto il suo gioco. Era stato messo alle strette, dai mongoli, da me e dal dovere verso lo Shogun. Solo uniti possiamo vincere questa guerra. Shimura è pazzo a mettersi contro di te. Voleva che fossi suo figlio. Ho infranto il suo sogno. Facendo la cosa giusta. Essere nel giusto non migliora sempre le cose. Dillo alla gente che hai salvato. Se uccidiamo il Khan e cacciamo i mongoli, c'è una possibilità che tuo zio ti perdoni. Lo spero. Quando ero piccolo, Shimura mi fece da padre e da maestro. Era tutto per me. Non avrei mai voluto deluderlo. Spero potremo lenire questa ferita. Comunque vada, il suo perdono non può cambiare chi sono. Secondo lui ti ho plagiato. Ho fatto le mie scelte. Pur conoscendone il prezzo, le rifarei. Anche se lo Shogun mi considera un traditore. Ragazzi, in queste situazioni non è mai semplice. Che vogliamo fare? Poi appunto bisogna fare delle scelte. Essere nel giusto non significa comunque avere approvazione o la gloria, sempre, insomma, non è detto, ragazzi. Andiamo, possiamo correre, perché se no così ci mettiamo veramente una vita, mi sa, Siamo vicini al tempio di Jogaku. C'è un campo di pesca sul lago, potremmo scrutare l'area del tempio da lì. Lascia qui i cavalli, procediamo a piedi. Ok, procediamo a piedi, va benissimo. Raggiungi il lago ghiacciato.
più uno è di qua. Il bosco fitto offre un buon riparo. A noi e ai mongoli. L'approccio più sicuro potrebbe essere in campo aperto. O sul lago ghiacciato. Beh, ma non saranno mai così stupidi a finire sul lago ghiacciato. Almeno non credo. Vediamo un po', ragazzi, allora. Hanno prigionieri. Moriranno congelati. Libereremo loro e il villaggio di pescatori, poi prenderemo il tempio. Che maledetti, però. Un cannone d'allarme. Per segnalare un attacco al tempio. Ok, quindi avvicinati al campo dei pescatori sul ghiaccio. Bisogna metterli fuori gioco, giusto? Vabbè, intanto avviciniamoci, ragazzi. Poi valuteremo quello che c'è da fare. Libera i prigionieri al campo dei pescatori sul ghiaccio. Perfetto. Yuna, ci pensiamo insieme? Che dici? Sarebbe il caso. Non so se però lei agirà di conseguenza, effettivamente, non lo so, vabbè. Niente, raga. Come sempre, volevo usare l'assassinio. Niente, ha direttamente attaccato. Evidentemente non mi sono avvicinata abbastanza. Ok, dai, su. Su. Perfetto. Fuori un altro. A posto. Ok, adesso è meglio tornare nell'anonimato. Avvicinarci qua, ragazzi. Tanto questi scemi non si sono accorti di niente. Per fortuna. Allora, qua c'è troppa gente però, Qua ce n'è uno da solo. Chi mi ha visto? Ah, il tizio là sopra, interessante. Comunque potrei pure provare ad usare questo, ragazzi, però è un po' distante. Un headshot da qui, ragazzi, mi è andata piuttosto bene, direi, Piuttosto bene, vabbè, così almeno possiamo di regola avanzare verso quest'altra gente senza essere visti dal simpaticone là sopra. Quindi prendiamo le frecce. Aspettiamo che questo tizio si giri. Anzi, io intanto... Oh, cavolacci. Intanto mi avvicino. Ah, ci stanno Tizio e Sempronio qua. Allora, ragazzi, proviamo a fare una cosa bellissima. Lanciamogli il campanello. Girati di là, grazie. Avviciniamoci, sperando di non essere visti da qualcun altro. Come non detto, di sicuro già qualcuno ci ha visto, ragazzi. Io entrerei qua. Porcaccia miseria. Porcaccia miseria, ragazzi. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Allora, state buoni. Qua ce n'è uno, l'altro è andato via. Vediamo se riusciamo a fare anche questo. Perfetto, ragazzi. E l'altro tizio tornerà indietro presto, suppongo. Ma voi state bene, ragazzi, vero? Aspettate un attimo che sgombero un pochettino di più la strada, perché sennò andare via la vedo difficile. Ok, sta tornando. Un pochettino di pazienza. Aspettiamo che passi prima che si accorga del cadavere. Ecco qua. A posto. È caro. Ve dobbiamo liberare oppure no? Che dobbiamo fare? Intanto prendo le provvistine. Siete liberi, dai. Ah, nemici nelle vicinanze. Niente, non li posso liberare. Proviamo a salire, ragazzi. Scusate, fatemi vedere. Allora, provvistine. Provvistine. Ci sono rimasti due amici Fritz qua. Allora, proviamo a fare un'altra cosa. Ah, ma questi hanno l'elmo. Mi sa che le frecce non servono a una mazza, ragazzi. Proverò ad usare una bella bomba. Che dite? Ma come fanno a spostarsi sempre l'attimo prima? Oh, questo è morto. Ecco fatto. A posto, situazione risolta. Possiamo finalmente liberare questi poveretti. Probabilmente adesso sì, cuoio. State buoni, ragazzi. A posto, siamo qui noi. Ci facevano morire di fatica. Ora sei libero. Non ho fatto niente. Tutti liberi. Ok, andate. Tempio ha difese, ragazzi, più forti. Bisogna agire con cautela. Analizziamo la situazione. Ok, provvistine. Ripassa il piano d'attacco, perfetto. Vediamo un attimino che cosa possiamo fare, ragazzi, per liberare la pagoda, allora, Ok, controlla, allora. Vediamo un po'. Qua c'è dell'esplosivo, magari. Può essere. Sono esplosivi sul ghiaccio. Li useremo contro di loro. Magari per farli cadere nell'acqua ghiacciata. Ci vedranno e ci faranno fuori. Attiriamoli da noi. Come? Col cannone d'allarme.
Li attiriamo sul ghiaccio per isolarli e colpirli. Ok, Jin ha sempre le idee molto chiare. Allora, accendi i fuochi d'artificio e lancia il segnale. Perfetto. Allora, abbiamo il nostro piano. Speriamo vada tutto bene, ragazzi. Accendiamo i cannoni. Questo li attirerà. Torniamo da Yuna. Torniamo da Yuna. Stai pronta, Yuna, mi raccomando. Ci siamo? Sono sul ghiaccio. Sì. Attacchiamoli. Aspetta, attacchiamoli. Sconfiggi i mongoli. Perfetto, li facciamo avvicinare. Aspetta, non è esploso un bel niente però. Devo usare questo allora. Ah, oh! Raga, qui sta arrivando un botto di gente, non vorrei dire, ma... ciao ragazzi, non vi aspettavo. Non vi aspettavo, porcaccia miseria. Cioè, nel senso, mi aspettavo di farvi cadere nel ghiaccio, capite? Ok, fuori. Tanto non ho paura di voi. Beh, il terrore fa sempre il suo dovere, ragazzi. Oddio, sto andando a fuoco. No, colpito in una, bastardo. Aia. Tua sorella. Ok, fuori e dai un'altra volta. Che palle. Perfetto, fuori un altro. Non ne deve rimanere vivo nemmeno uno. Maledetti, voi siate maledetti. E che cavolo. Io credo, ragazzi, che probabilmente il piano non sia andato proprio esattamente come avevamo previsto. Però vabbè. Spara amico, spara a nulla. Che fai proprio bene, davvero bene. Fuori un altro, forza. Che fate? Scappate, scappi, merda. Scappi. Minchia che odio. No, anche non lo faccio scappare, ragazzi. Ma anche no, scusate. Manco uno deve scappare. Ecco fatto. Yuna, hai bisogno di una manina, per caso? Ecco qua. Li abbiamo massacrati. Sì. Andiamo alla pagoda. Perfetto, ragazzi. Continuo a dire, di sicuro il piano non doveva andare così. Doveva sicuramente andare in un altro modo. Sicuramente i mongoli probabilmente avrebbero dovuto cadere nel lago. Ho sbagliato. Comunque, ragazzi, ho mirato ai barili. Cioè, sono anche esplosi. Questo dobbiamo lasciare in vita, vabbè. Però non hanno fatto poi tutti sti grandanni, voglio dire. Bomba adesivo pieno, va benissimo. Hanno rilasciato qualche altra cosa utile. Provvistine, kunai. Frecce per caso? No, manco per sbaglio. Frecce, d'accordo. Va bene, direi che possiamo dirigerci verso la pagoda, ragazzi, e vedere cosa succederà una volta arrivati lì. Questi comunque erano esplosivi. O li ho mancati, non me ne sono accorta, perché avrebbero potuto esplodere. Cioè, fare proprio un grandissimo boom tutti quanti loro. Invece è andata maluccia, è andata come è andata, dai. Tempio di Jogaku. Serve una strategia attenta. La cascata è ghiacciata, possiamo scalarla e passare da dietro. Ok, trova la cascata ghiacciata, è di qua. Yuna sa sempre tutto, ragazzi, pure lei è incredibile. Ha sempre un piano. Ti seguo Yuna. Ti seguo ad occhi chiusi. Provvistine. Possiamo salire di qua, perfetto. Molto bene, scusate ragazzi per l'interruzione. Si capisce che sono raffreddata anche da questo. Mi volevano far fare un confronto. Ma come faccio a fare un confronto a fini che dentro ce ne sono 30? Il generale e le sue guardie. Facciamolo soffrire e scapperanno. Ok, quindi che cosa facciamo? Adesso osservo, uccidi i capi mongoli per prendere nuove potenti forme di combattimento. No, li ammazzo. Che osservo? Li ammazzo. Ne mancano ancora 8 per sbloccare la forma della luna. Oh, com'è volata.
come è volata la testina. Zitto un po', guarda. Un grossone con lo scudo. Questo può essere grave, ragazzi. Aia. Tua hermana. Facciamo fuori gli arcieri, ragazzi, perché sono veramente un dito nel sedere. Ma stanno ammazzando gli ostaggi. No, mannaggia a me, mannaggia. Non ho notato il piccolo teschio rosso, ragazzi. Cavolacci. Niente, vorrà dire che rifaremo quello che stavo già facendo. Accidentaccio a me e alla mia disattenzione. Di nuovo. Questo fa sempre piacere farlo, ragazzi. Ok. Che fai? Hai paura, caro? Hai paura, merdaccia? Hai paura? Facciamo fuori il grossone il prima possibile, ragazzi. Oh, buoni, 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 buoni. Non bazzardate a toccare quegli ostaggi, merda. Non ci provate. Che prima ho perso per questo motivo. Ehi. Funai, vai. No, 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 no. Oh, ma non muoiono mai questi. Greve, greve, greve la situazione. Madonna Yuna, che volo che ha fatto. Che volo. Ehi. Oh. Ah, porcaccia miseria. Ho fatto la stessa fine. Dai. Aia. Avvelenamento. Ma mi lanciano le frecce avvelenate, bastardi. Non ci posso credere. Dai, su, mori un po'. Ecco qua. Oh, che maledetti, regà. Le frecce avvelenate, non ci posso credere. Fuori un altro. No, no. Magari avveleni il tuo amico, che dici? Fuori un altro. Fuori un altro. Sì, 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 mira dalla parte sbagliata. Va che fai benissimo. Ok. Chi manca? Guarda, facciamo lo stesso. Peccato che io non abbia frecce avvelenate. Peccato. Cazzarola, vai. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Salviamo quindi gli ostaggi del tempio. Tutto finito, siete salvi. Credevamo di morire da schiavi. Ora siete al sicuro. Benissimo. Allora, vediamo se i cari nemici hanno lasciato qualcosa. Provvistine. Qui non c'è nulla. Vediamo di qua. Kunai, freccia. E freccia pieno. Perfetto, sembra non esserci altro, ragazzi. Parliamo con ognuno, allora. Niente mongoli. Mura solide. Credo sia un posto sicuro. Ehi. Che? Tuo zio ha scelto la sua strada. E io la mia. Kotun conosce le tattiche di Shimura. Sa sconfiggere un esercito di samurai. Ma non sa come fronteggiare noi. E il punto è quello. Lo faremo soffrire. Per Taka. Per tutti. Esatto. Il punto è proprio quello, ragazzi. La stessa identica cosa. Punto tecnico acquisito. La nostra leggenda si accresce, signore e signori. L'eroe di Tsushima. La salute massima è aumentata. Ottimo a sapersi. E possiamo sbloccare una nuova arma spettrale. Ovviamente sbloccheremo l'unica che è rimasta da sbloccare, cioè la bomba fumogena. L'incenso aggiunto alla polvere nera crea un fumo denso. Può accecare il nemico. Ok, quindi quello che aveva detto appunto, ragazzi, il Kotun Kan è che i samurai sono prevedibili, invece lo spettro no, ed è questo che lo rende temibile. Vediamo un pochettino allora che cosa possiamo fare, ragazzi. Qua c'è Yuna, questa è la missione principale. Lord Sakai. Tizio, che ha? Perché c'è la forma è di un bello regalo? Rivederti. Gunjiro, giusto? Servivi Lord Nagao. Era un bravo uomo. Mi dispiace per la sua perdita. Vi ricordate di un umile servitore? È un onore. Siamo davvero in tanti a dovervi la vita qui. Temo che questa nostra guerra sia solo agli inizi. Ecco perché vogliamo aiutare, signore. La gente sta dando ciò che può. Vi prego di accettare questi doni. Oh, che grazie, gentile. A te grazie. E a tutti quelli che hanno partecipato. Continueremo a donare, qui e altrove, ovunque si sappia delle vostre vittorie.
Che i kami vi proteggano dal male. Bello notare che si è infradito, ragazzi, sulla neve, ma questi quindi sono i doni di cui parlava. Guerriero infuriato, creato da un fiero samurai di Tsushima. Ah, è una maschera. Ok, che comunque si discosta un pochettino, effettivamente, dalle altre maschere che abbiamo, ragazzi. Interessante comunque vedere anche questa differenza. C'è altro? Il Vendicatore, indossata da un signore tristemente noto per la sua crudeltà. Un'altra maschera, ragazzi. Con baffi e pizzetto. Che figata, è bellissima. Stola del furfante, per coloro che desiderano rimanere nell'anonimato. Questa è semplicemente, esatto, una stola appunto per coprire il viso. Molto molto intrigante anche questa. C'è altro? Ancora, nevi di Kamiagata, utilizzata principalmente nelle zone settentrionali per proteggersi dal freddo. Stesso concetto, solo che ovviamente ha un altro colore. Dopodiché, bandito brutale, per coloro che non hanno bisogno di nascondere le proprie azioni passate. Quindi sarà zozza, esatto, zozza di sangue, benissimo. E sogni tormentosi, indossata da coloro che hanno visto la morte. Perfetto. Wow, quante cose, ragazzi. Ancora, guardiano arcigno, appartiene ai furiosi guardiani di Tsushima. Un'altra maschera, solo che è mezza spaccata. Va bene, ce n'è ancora? Ok. Mi hanno dato veramente tantissime cose, ragazzi. Attrezzatura aggiornata. Ci sono dei potenziamenti disponibili, ragazzi, e possiamo portare la katana a livello 3. Quindi ci permette di uccidere i nemici più in fretta. Io direi di approfittare. Possiamo ovviamente potenziarla presso lo spadaio. Quindi dovrebbe esserci qua uno spadaio. Io mi auguro sinceramente di sì. Ma qua intorno credo che ci sia. Perfetto, perché abbiamo preso anche dell'acciaio, ragazzi. Vediamo, allora qua ci sono delle provvistine. Ok, eccolo qua lo spadaio, ragazzi, perfetto. Quindi miglioriamo assolutamente la katana. Bilanciata, affilata e perfetto, letale. Assolutamente letale. Per avere il quarto potenziamento serve dell'oro, ragazzi. Io non ho la minima idea di dove poter trovare dell'oro. Quindi si può migliorare anche il tanto Sakai, che permette di avere un assassino dei nemici più rapido e anche più silenzioso. Direi di approfittare anche di questo potenziamento. Più affilata che mai. Perfetto, davvero fantastico. Grazie, ragazzi, sono molto soddisfatta. Grazie caro, grazie veramente di cuore. Allora, dal mercante io credo che non possiamo comprare assolutamente nulla, ragazzi, perché se servono fiori io non credo di aver raccolto tanti fiori effettivamente dall'ultima volta. Quindi adesso effettivamente l'obiettivo attuale, ragazzi, è quello di ricongiungerci con i nostri alleati. Con l'aiuto di Yuna ho allestito un accampamento al tempio di Jogaku, ma le vie per Toyotama sono bloccate e serviranno dei rinforzi se vogliamo affrontare il Kanna. Devo parlare con Yuna, quindi per organizzare il nostro prossimo attacco. Perfetto, allora parliamo con lei e vediamo come riusciamo ad organizzare il tutto, ragazzi. Potremmo prendere la strada che da Omi sale verso Forte Kaminodake. Peccato sia controllata dai mongoli. Ti servirà aiuto per cacciarli via. Conosco dei cacciatori accampati sul Monte Sago. Il capo si chiama Takeshi. È un tuo amico? No, ma mi darà ascolto e i suoi uomini sono ottimi arcieri. Okay. Mentre li raggiungi, io passerò dal castello di tuo zio. Incontra i nostri amici a Omi. Guidali e attacca il forte da sud. Io colpirò da nord con i tuoi amici cacciatori. Molto bene. Pensi che funzionerà? Sì. Dobbiamo sperarlo, Yuna. Non abbiamo altra scelta. Sta attenta, Yuna. Anche tu. Benissimo, allora trova l'accampamento di Takeshi nella prefettura di Sago, ragazzi. È a ben 2 km da qui. Devo sperare che... No, purtroppo non ho già visitato questa zona. Ma posso fare, ragazzi, per fortuna, viaggio veloce fino a Santuario di Kin. Quindi la distanza un minimo si dovrebbe ridurre. Quindi viaggiamo rapidamente fino a qui. Sì, ragazzi, cioè ho accorciato di almeno un chilometro più o meno, quindi già è qualcosa. La prefettura di Sago è da questa parte, quindi dirigiamoci verso l'accampamento di Takeshi. Ok, ragazzi, siamo appena entrati nella prefettura di Sago e in effetti siamo molto vicini all'accampamento di
Takeshi dovrebbe essere la strada giusta. Vediamo se riusciamo a individuarlo. Forse dobbiamo procedere di qua. Vediamo un attimino se la distanza si riduce. Sembrerebbe di sì. Mi chiedo se devo salire o se devo continuare ad andare di qua. Proviamo ad andare di qua, ragazzi, perché la distanza ormai non me la mette più. Ma campo di Takeshi, perfetto. Quindi è proprio in cima a questa montagna, non so se possiamo chiamarla montagna. Salve, posso entrare? Mi permettete di entrare? Come se nulla fosse. Va bene, parliamo con Takeshi. Benvenuto allora, al nostro ragazzi. Accampamento, signore. Salve. Sei Takeshi? Sapete il mio nome? Sono Jin Sakai. Mi manda Yuna. È viva? Dov'è? I mongoli bloccano il passo per Omi. Ma non riesco a liberarlo da solo. Yuna dice che puoi aiutarmi. Un piano rischioso. Ti credevo un cacciatore esperto, a capo dei migliori arcieri della prefettura. Ve l'ha detto Yuna? Crede che tu intenda lottare. Si sbaglia? Su di me? No. Ma il mio gruppo rischia la vita solo se ne ha motivo. Ok. Sarà un inverno freddo. Perché cacciare scoiattoli in montagna quando si può stare al caldo in un forte? Se restiamo fino a primavera, ci sto. Va bene. Non sarà come andare a caccia di cinghiali. Seguitemi e vedrete. Va bene. Vediamo com'è la situazione allora. Diamo uno sguardino. Ok. Hanno arcieri a difesa della porta e pattuglie tutto il giorno. Se li attacchiamo da questo lato, Yuna e i nostri compagni li colpiranno da sud. Ci sarà anche Yuna? Bene. Il forte sorge tra le rupi. Possiamo sfruttarle per infiltrarci. Il campo dei taglialegna che rifornivano il forte è in disuso da quando sono arrivati i mongoli. Siete bravo ad arrampicarvi? Certo. Me la sono cavo. Uno specialista, caro. Ma tutto sto interesse per Yuna, ci sarà anche Yuna, bene. Quindi i lupi alle porte, qua incomincia questa nuova missione, ragazzi. Quindi dobbiamo raggiungere Forte Kaminodake. Molto bene, dista ben 880 metri da qui. Non possiamo fare viaggi rapidi, ragazzi, o perlomeno potremmo viaggiare fino a qui, ma credo che la distanza aumenterebbe. Quindi è arrivato il momento di scendere e di andare dall'altra parte. Vieni bello, dai. Forza. Ok, andiamo, ragazzi, al campo dei taglialegna. Siamo arrivati. I cacciatori Takeshi al campo dei taglialegna. Dovrebbe essere questo qua. Ha detto che era in disuso da quando sono arrivati. Oh cazzius, i mongoli. Ma questo è proprio il forte. Il campo di taglialegna è questo qua, ragazzi. Ci dobbiamo arrampicare. Sono volute ore per arrampicarci. Se restiamo ancora qui, i mongoli ci scopriranno di sicuro. Allontanatevi dal ciglio, arrivo subito. Sì, certo. Come cavolo mi aggrappo, scusate. Ok, ragazzi, c'è un appiglio per il rampino giusto qua sopra e non lo avevo notato effettivamente. Quindi arrampichiamoci da qui e poi facciamo così. Ecco fatto. Hai visto? Yuna ha degli amici interessanti. Prepariamo. Grazie. Da qui si riesce a vedere l'interno. Ok. E cosa su c'è? Su quel tetto avremo tutto sotto controllo. Sembra di sentire Yuna. Mi ha istruito bene. Bah. Bene, poi... Dal crinale gli arcieri vedono tutto il cortile. Tanti bersagli facili. Concentriamo le nostre forze lì. Okay. Voi con me. Tutti gli altri sul crinale. Se i nemici mi scoprono, eliminateli. Va bene. Buona fortuna. Perfetto, ragazzi. Dobbiamo vedere cosa riusciamo a fare. Quindi è comunque importante mantenere come sempre un profilo basso, ragazzi.
Allora, la vedo dura questa storia perché sto forte è veramente pieno di nemici, ragazzi. Per cui, allora, direi di fermarci qui e di riprendere da questo punto la prossima volta, quando avremo comunque più tempo e più lucidità anche per riuscire a far fuori tutti questi nemici. Quindi attualmente, ragazzi, stiamo pianificando un attacco diretto al Khotun Khan, però non sarà tanto semplice. Infatti adesso dovremo riuscire a radunare un pochettino di forze per poter sferrare questo attacco definitivo al Khan, ma probabilmente la cosa non sarà così immediata, non sarà così semplice. Vedremo insomma chi deciderà di essere al nostro fianco. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.